Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Allora, volevo iniziare a dirvi qualche aggiornamento su ovviamente il pacchetto DLC Onslaught. Con l'aggiornamento che c'è stato ieri, anzi avantieri, il 28 di gennaio, quando è uscito ovviamente il DLC nuovo di Call of Duty Ghost, ci sono stati aggiornamenti sia nel fatto delle lobby, sia nel fatto anche di alcune modalità, ragazzi, che sono state implementate ovviamente, e alcune modalità che sono state aggiunte ovviamente esclusivamente per il pacchetto Onslaught. Allora ragazzi, andiamo a vedere, andiamo su trova partita. E andiamo su standard. Ragazzi, vediamo subito che è stato aggiunto il gioco delle armi e tutti contro tutti caccia. Io ovviamente ho provato il gioco delle armi ed è veramente un'ottima modalità, è molto divertente ragazzi perché c'è una varietà continua di armi. Magari se giocate con i vostri amici vi divertirete un casino. Io ad esempio ragazzi, adesso vi faccio vedere, ho serie attuale 8, 8 serie vuol dire che ho fatto 8 vittorie di fila e pensate che le ho fatte tutte sul gioco delle armi proprio con un mio amico di clan che ovviamente incazzato nero perché stavo vincendo fisso. E poi niente ragazzi, ovviamente c'è la modalità nuova Onslaught, come potete vedere Deathmatch Onslaught che sarebbe Deathmatch a squadre più uccisione confermata, Onslaught da obiettivo che sarebbe modalità gioco obiettivi salvataggio dominio e blitz con le mappe nuove. E la stessa cosa esiste con Veteran, cioè salvataggio, deathmatch a squadra, uccisione confermata e dominio. Quindi tutte le mappe. Ragazzi, cosa devo dire? Prima di tutto posso dirvi che in ognuna dei, come avete visto anche sicuramente su Wanya, in ogni mappa nuova di Onslaught ci sono dei, diciamo, degli bozzoli, comunque sia materiale alieno che dovete sparare per poterli, dovete distruggere tutti e quattro in modo così potete fare un obiettivo che è presente sulla modalità Extinction Nightfall. E poi ragazzi, cosa c'è di altro? L'arma Maverick è molto buona, ragazzi, l'ho provata con il silenziatore e il calcio ed è veramente un'ottima arma. Solo che magari chi è abituato con l'Honey Badger, io sono abituato con l'Honey Badger ad esempio, ed è veramente molto più forte l'Honey Badger. Ovviamente cercherò di farvi uscire, come ho detto l'altra volta, mi sa, forse l'ho detto anche l'altra volta, farò uscire anche un episodio, comunque sia, l'ho scritto nei commenti, farò uscire anche un episodio dove faccio vedere le armi principali che consiglio a tutti voi. E niente ragazzi, vi volevo far vedere la nuova modalità, quella che vi ho detto sul gioco delle armi, quindi andiamo sul gioco delle armi e partiamo subito. Eccoci ragazzi, siamo su Overlord. L'altra cosa che devo dirvi, che mi sono scordato di dirvi, proprio che hanno tolto l'intermezzo. Quindi quei 15 secondi iniziali di attesa sono stati eliminati. Ovviamente l'arma è una merda. Bello! Ma muori, grande! E hanno tolto i 15 secondi di intermezzo, quindi adesso la partita parte subito, si avvia subito e io sono molto contento di questa cosa. Perché ogni volta aspettare 15, cioè 15 secondi, ragazzi, possiamo prenderci un caffè, possiamo fare giocare a briscola, non lo so, a qualsiasi gioco di carte, che ovviamente la partita sta ancora caricando. Questa cosa mi faceva veramente incazzare. Ce n'è uno dietro, sento. Minchia, ti ha salvato quel cazzo di mobiletto. Dai, sali. Vaffanculo, mi stavo aspettando. Allora, comunque sia, il gioco delle armi, il classico, ragazzi, 18 kill con 18 armi, di ogni tipo di arma, ovviamente, possibile e immaginabile in questa modalità. Sono molto, diciamo che è una modalità molto divertente. Questo qua mi stava aspettando, sicuramente mi ha visto. E ovviamente ne ho uno dietro, grande. 3-2. Boh, la modalità è simpaticissima, ragazzi. Comunque sia, averla aggiunta è una ulteriore, diciamo, spinta a giocare a Call of Duty Ghost, perché le modalità così, che sono le più cazzeggio, diciamo. Diciamo che le possiamo chiamare modalità cazzeggio alla fin fine. C'è qualcuno qui? Muori, grande. Quest'arma è una merda. E spara, grande. Cecchino. Grande. Grande ancora. E il curre fa le stragi. Sette. Ne arriva un altro, guardate. Ne arriva un altro! Mamma mia! Mi hai fatto sbiancare! Ok, ce n'è uno qui, guardate. Ma grande, zio Kur. Qua devo allontanarmi. Bello. Un colpo di. Ragazzi, sapete che. Oh, yes! Vabbè, questa cosa di che voi sparate ovviamente un puffetto e non muore in un colpo, mi sa un pochettino di. Ma che cazzo ho fatto? Un po' di minchiata, però vabbè. Comunque siamo con questo cazzo di fucile di cecchino. Io riesco a giocarmele tutte alla fin fine. Anzi, riesco a giocarmi con qualsiasi arma, ragazzi. Quindi, mitragliette, merdinette, tutto quanto. All inclusive, zio Curre. All inclusive, zio Curre.
Cazzo, ragazzi! Ma grande! Non sento nessuno dietro, quindi non c'è nessuno dietro, perfetto. Ah, andiamo qui. Ce n'è uno sicuramente. Ce n'è uno che è appena entrato. No, non è arrivato nessuno. Non è arrivato nessuno. Non è arrivato nessun poco per zio Kur. Ce n'è uno qui? Guarda. Bam, ne ero certo. Vabbè. Oh, vabbè, vabbè. Bello. Non riesco a fare neanche il quick, ragazzi. Sono il migliore. 15-4, comunque sia. Bello. Va bene. Va bene. Ok, ragazzi. Tutto ok. Perfect. Zio Kur è perfect. Sì, credici, zio. Queste sono le pistole migliori del gioco. Mi diverto troppo con queste. Guarda, c'è qualcuno qui? No. E l'ultimo, ovviamente, ragazzi, cosa potrebbe essere, secondo voi? Ovviamente, camper di merda. Va bene. 16-6, zio Kur è 16-6. Ah, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Oh! Zio! Grande! Eccolo qui, il Kur con le armi. Con l'ultima arma, che ovviamente è il coltello più coltello da lancio, ragazzi. Quindi abbiamo doppia possibilità, doppia chance di ammazzare. Qui non c'è nessuno, qui non c'è nessuno, qui non c'è nessuno. E qui dentro c'è qualcuno. No! No! No, sei una merda! Sei una merda che mi stavi aspettando! E mo deve essere ucciso, deve essere trucidato quello stronzo. Tu sei trucidato, sappilo. Vince lui! Vince lui, ragazzi! Sono anche su... Sì, sono anche sudato. Sto anche sudando, ragazzi. C'è un caldo. Sono super adrenalinico. Vai, coltellino! Va grande! Centro perfetto del zio Kur. Coltello dal lancio. E niente, ragazzi. 18-7. Alla fine queste modalità sono molto divertenti perché sono rapide. Vi occupano magari massimo 5 minuti. E potete divertirvi al meglio, fin fine. Cosa vi devo dire? E poi salite molto velocemente di livello, perché comunque sia fate anche dei buon punteggi. Ad esempio, guardate, io ho fatto 18 kill e ovviamente i punteggi non me li dice, perché... Ah, ho ottenuti 4420, ragazzi. 4420 punti per aver fatto 18 kill così. Quindi, ragazzi, vi consiglio molto questa modalità. E niente, da Kur è tutto. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video. E noi ci rivediamo alla prossima, quindi... Bella raga!